A distanza di 15 anni, il consorzio BIM Romano Tordino è tornato ad ospitare nel proprio comprensorio l'assemblea della Federazione Nazionale dei Consorzi BIM, FederBIM. Il primo evento della 2 giorni si è svolto presso il Cineteatro Comunale Tonino Valeri di Montorio Romano, con un convegno nazionale dal titolo Crescita, Investimenti, Territori, Consorzi BIM per la Montagna. Molto importante per noi, soprattutto è un piacere che dopo 15 anni ritorna l'assemblea FederBIM nel Teramano. Noi abbiamo la peculiarità di avere mare e montagna, per cui abbiamo fatto 2 tappe, una a Giulianova e una a Montorio Tossicia. Questo per dire che il consorzio BIM c'è, soprattutto per parlare di sussidiarietà, cioè l'elemento fondamentale che deve avere i consorzi e quello che deve fare all'interno di tutti gli enti territoriali, quindi dare una mano ai sindaci, ai comuni, ma anche ai territori, quindi anche dare una mano alle province, ai GAL, a tutti quelli che sono sensibili al nostro territorio, alla nostra montagna. È stato un momento di riflessione per affrontare la presenza della Federazione Nazionale di Presidenti e Rappresentanti dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano d'Italia e di autorevoli relatori, temi di cruciale importanza per lo sviluppo sostenibile e il rilancio socio-economico delle aree interne, puntando soprattutto sul concetto di sussidiarietà. Torniamo volentieri dopo il 2009 in questo territorio teramano, perché come federazione noi siamo legati all'Appennino, quindi per noi l'Appennino è un territorio di avanguardia verso il meridione, dove tanti comuni stanno ancora soffrendo per il fatto di non percepire esattamente quello che è. Qui notiamo che c'è un territorio aggregato che le sue richieste legittime le fa e le controlla. Io credo che il messaggio che dobbiamo dare è soprattutto quello di un'aggregazione in virtù di nuove sfide che ci sono. Le nuove sfide sono quelle delle concessioni idroelettriche, le quali fanno sì che nuovi soggetti possano venire sul nostro territorio, li possiamo anche accettare. Però dobbiamo anche noi stessi prospettare, soprattutto a chi è il legislatore, che cosa vogliamo. Come naturalmente pensiamo che chi sfrutta il nostro territorio deve comportarsi nei confronti della nostra gente, ma non soltanto in termini economici, anche in termini ambientali, in termini occupazionali.